È tutto pronto, è sempre comunque Milan-Juve, primo pallone della gara che sta per essere controllato da Iaquinta e Del Piero. Andiamo per un attimo Alessandro Alciato ancora, Alessandro. C'erano tantissimi fotografi a prendere, a catturare le immagini di Leonardo, sono stati per due minuti a fotografarlo, lui li ha guardati e ha detto scusate ragazzi così mi imbarazzate. Eh sì, Leonardo ha insistito molto durante la stagione con discorsi quasi da filosofo più che da uomo di campo, ha parlato di calore, di amore, di concetti che nel calcio non sempre sono in prima pagina. Salihamidžić trova il rimorchio di Iaquinta, la pressione di Gattuso gli sporca il possesso, quindi Candreva sulla pressione di Antonini, la giocata in posizione regolare verso Iaquinta destro sul fondo. C'era Del Piero, era partito benissimo dietro la posizione della palla, l'ha anche guardato il compagno, poi ha visto sicuramente la porta abbastanza che poteva calciare. È intervenuto in questo caso il difensore che forse l'ha un po' ostacolato, ma da lì un attaccante che parte forse un po'... No, credo fosse fosse no, guarda, ho visto con le righe, secondo me era tenuto in gioco da Zambrotta largo a destra. Quindi vedete, magari ecco, Thiago Silva lo ostacola un po' con il piede, però sicuramente lì Iaquinta poteva mettere in posizione così la palla in posizione diversa da come ha calciato. Non era facilissimo da vedere perché era in effetti il più lontano da Iaquinta Zambrotta che sembrava tenerlo in gioco dall'altra parte del campo. Pato ha provato lo spunto, è arrivato l'intervento ai suoi danni, sarà calcio di punizione per il Milan. Ha sottolineato proprio qualche minuto fa quello che i tifosi del Milan sanno molto bene, Adriano Galliani, cioè la differenza di rendimento che esiste tra il Milan con Pato e Nesta, 2,16 punti di media, e il Milan senza di loro 1,47, una chiave oggettiva che spiega il calo finale rossonero. Pirlo, tocco verso Seedorf, palla verticale su Borriello, difende il pallone ancora Seedorf, palla su Ronaldinho, Ronaldinho prova la chiusura, Ronaldinho la tiene viva, Buffon con un piede, poi Cannavaro e quindi Zebina, può ripartire la Juve che ha rischiato. Sì, molto bene il Milan sullo stretto perché giocatori di grande tecnica, fra cui sicuramente Seedorf che ha messo una palla a Ronaldinho che ha stoppato anche abbastanza bene, un po' defilato, poi non è riuscito a crossare, attenta poi la difesa in raddoppio sul brasiliano. Il colpo di testa preciso da parte di Thiago Silva in chiusura, quindi prova a cambiare lato Favalli con l'apertura verso Padova a prenderlo grosso, perfetta scelta di tempo. Sì, una partita molto veloce, subito verticalizzazione, le squadre sono, ripeto, molto lunghe, quindi c'è molto spazio sia centralmente ma anche in profondità. Possesso di palla per la Juve solo per un attimo, Gattuso perfetto nella scelta di tempo, Pato prova a lottare su questa palla vagante, alla fine tocca, arriva anche la deviazione, rivediamo intanto Seedorf che pesca Ronaldinho. Questo tocco in più, vedi che si allunga la palla, poi qui Buffon attento sul primo palo, anzi insieme a Cannavaro che protegge il portiere. C'è Candreva in mezzo, viene ignorato, adesso ci sarebbe spazio per servire Salihamidžić. Pallone un po' arretrato. Eh sì, molto arretrato, l'aveva chiesta sulla profondità, la palla era solo. Zebina, perfetto il lancio verso Candreva che prova, destro alto. Due iniziative interessanti della Juve sempre sul lato di destra. Sì, perché poi da quei due mediani sono soli, ripeto, tre giocatori, tre attaccanti di Milan, il setto non rientrano, sono sempre un uomo in più, quindi devono temporeggiare poi gli inserimenti, quindi c'è molto spazio, non chiude in questo senso in questo caso Antonini, quindi si inserisce molto bene Candreva che la vuole anche incrociare la palla, ma la trova alta. Però buona partita, buon inizio, molto veloce. Seedorf, il suo possesso di palla sulla pressione di Poulsen, la giocata verticale geniale verso Antonini, attenzione a Borriello e Pato che sta in area di rigore, il cross morbido sul secondo palo, Pato, Buffon. Molto bene Antonini, ha fatto un buon campionato quest'anno, spinge sempre con i tempi giusti, rimane Gattuso sulla posizione, ma Seedorf sempre geniale nell'andare via l'uomo, ma soprattutto nel rifinire. Poi in questo caso Pato ha staccato di testa un po' all'indietro, non poteva colpire con forza, attento Buffon. Lancio di Petardi, ricorderete ovviamente che Juve Parma è stata sospesa per 7 minuti con Del Piero e Morrone che sono andati a parlare con le rispettive tifoserie, palla nella zona di Pato, attenzione al controllo, Pato, la pressione di Grosso, il raddoppio di marcatura di Chiellini, tutto regolare, sarà semplice rimessa dal fondo. E la precisione è un'arma di Ronaldinho, lo trova proprio un lancio perfetto sul petto che al momento di stopparla temporeggia Grosso, ma soprattutto Chiellini va in raddoppio perché d'altronde Pato anche se girato si può con il baricentro basso può andare via a Grosso. Un primo problema muscolare per Pato in questo 2010 nerissimo all'inizio di gennaio, poi problema grosso con l'Atalanta, la ricaduta contro il Napoli il 21 marzo, il giorno nel quale è finito il campionato del Milan, poteva essere il giorno del sorpasso in classifica addirittura. Da quel momento in poi, con il pareggio col Napoli e gli infortuni, la situazione è molto peggiorata. Marchisio che apre verso Grosso, accompagna il movimento Del Piero, ancora Marchisio, va a prenderlo Pirlo, prova a conclusione Dida male e poi Iaquinta in qualche modo tocca, ma non come avrebbe voluto.
vedi il... come faccio, sembra dire Dida ai compagni di squadra. Il tiro da fuori area era insidioso di Marchisio, l'ha tenuta molto bassa, però vedi quando calcia, in questo caso Thiago Silva si ferma, non va sul portiere, ci va quel tanto che può essere importante e fa vale, perché Iaquinta in quel caso non può calciare liberamente. Sì, Iaquinta è stato preso un po' in contropiede dalla strana traiettoria del pallone. C'è anche Favalli, vedi che lo ostacola, altrimenti lì poteva sicuramente calciare liberamente. Dida non attento, non sicuro nel piazzamento. Gattuso recupera il pallone in mezzo nel duello con Poulsen, furono scintille, adesso stretta di mano fra i due, furono scintille, ricorderete quando Poulsen vestiva la maglia del Nullfia, dello Schalke 04, l'Auf Schalke Arena, quindi 2-2, sfida di Champions League, mira di Carlo Ancelotti. Seedorf prova a cambiare lato verso Zambrotta, attenzione dentro al movimento di Pato, Borriello e Ronaldinho. Scende a ricevere Pato, la pressione perfetta su di lui da parte di Chiellini, uno dei migliori della stagione bianconera senza alcun dubbio. Palla che arriva nella zona di Candreva, prova adesso a distendersi la Juve con Del Piero, c'è Iaquinta dentro, c'è anche Grosso in sovrapposizione, ancora la possibilità per Candreva che prova. Questo è un brutto destro, un po' velleitario. Sì, i cambi di gioco del Milan possono creare problemi alla Juve, ma molto, molto attento a Chiellini che ha preso lui, Pato che si è accentrato, Grosso poi riesce a spingere su quella fascia. Ripeto, i terzini con questi schieramenti di gioco sono essenziali per creare la superiorità numerica. Pronto a rinvio Dida, Ronaldinho con le braccia larghe. Borriello difende questo pallone, sceglie Seedorf. Non si capiscono i giocatori del Milan, allora Saria Mizic. Ecco Candreva, l'assalto di Antonini, prova ad arrivare Poulsen e disturba in qualche modo Borriello. Palla che diventa buona per Seedorf e quindi Antonini e Pato, Antonini, destro! 1-0 Milan ed è la gioia per Antonini, ma grande verticalizzazione rossonera. Centralmente ancora una volta si apre la difesa, ma si apre anche il centrocampo della Juventus. È bastato un non dai e vai, molto bravo Antonini con grande decisione. È partito centralmente, ha aspettato anche c'era il ritorno di Cannavaro, ha cercato di ostacolarlo, forse ha sforzato anche la palla, ma il pallonetto beffa Buffon. Ottima azione ancora di Antonini, ripeto, è stato un anno importante, va a abbracciare il suo allenatore che l'ha creato lui in quel ruolo, ci ha creduto e i risultati sono visti. La gioia di Antonini che aveva segnato l'ultimo gol il 3 febbraio del 2007 con la maglia del Siena nell'1-0 con il Torino. Questo è il modo migliore per salutare Leonardo, lui che in settimana aveva avuto parole molto belle nei confronti dell'allenatore, dando un punto di vista molto chiaro, posizione regolare, Seminalo tiene in gioco, troppo spazio però. Troppo spazio perché poi terzini troppo larghi che poi tengono in gioco e non vanno mai a chiudere. Qui Cannavaro tenta il recupero e poi il pallo viene fuori, un pallonetto in cui Buffon non può farci niente. Andiamo a bordo campo da Federico Ferri. Federico. Pochissimo prima dell'azione del gol del Milan, Zaccheroni aveva richiamato i suoi centrocampisti, in particolare Marchisio e Saliha Mizic, ad aggredire di più i portatori di palla del Milan. Di fatto soltanto Poulsen li metteva in difficoltà e questi centrocampisti lasciavano troppo scoperta la difesa. Poco dopo è arrivato il gol. Possesso di palla per la Juve. Palla verso Saliha Mizic mentre c'è un annuncio da parte dell'altoparlante, credo sia riferito al lancio di petardi. Noi siamo in una posizione nella quale non possiamo vedere fisicamente il terzo anello, abbiamo sentito parecchi scoppi di petardi. Palla profonda verso Iaquinta, colpo di testa piazzato, troppo debole, troppo centrale. Accompagna il movimento del Piero, sta salendo anche Grosso. Ancora Marchisio. Palla su Saliha Mizic che trova lo spazio per il destro che esce di poco, è stato bravissimo nell'esitazione Saliha Mizic. Ha aspettato per dare la palla a Marchisio, ha fintato, quindi la difesa si è spostata tutta, vedi qui ancora tanto spazio, può cacciare, può dare 1-2, tutti e due vanno sia Zambrotta sia Favalli che Thiago Silva, lui cerca di appoggiarla con l'interno piede, un corpo un po' all'indietro, quel tanto che si alza la palla, ma il tiro era molto preciso. Per Favalli è l'80esima con la maglia del Milan, la 486esima in Serie A. Per lui il record di presenze con la Lazio in assoluto 401. Le volte che ha vestito la maglia bianco-celeste. Intervento falloso, calcio di punizione per la Juve. Non è convintissimo Borriello. Borriello protagonista di una grande primavera, ha trovato 5 gol in 4 partite, in pratica dalla fine di marzo in poi, portando il totale stagionale a 15, 14 in campionato. Palla per Ronaldinho. Tocco verso Pato che è impreciso, poi però ancora Pato, Ronaldinho, Tigno! 2 a
1-0 Milan, ma difesa della Juve che ha fatto un'esitazione di troppo. No, l'assist di Ronaldinho aveva controllato bene Grosso nella posizione, si è fatto recuperare, pressare e portarsi via la palla, e poi ci hanno pensato con una velocità sia Ronaldinho che Pato. Lo scambio ha messo davanti al portiere questo giocatore che difficilmente sbaglia. L'inchino di Ronaldinho, 11° gol in campionato, 14° gol in stagione. Tanti abbracci, certamente fra le notizie di una stagione non brillantissima per il Milan c'è il fatto di aver recuperato con una buona continuità questo giocatore. Anche qui penso sia una cosa fatta molto bene da Leonardo, che ci ha messo del suo, l'ha motivato. Qui vedi il passaggio è sbagliato, Grosso si fa ancora anticipare, poi guarda in velocità arrivano in due e poi la piazza molto bene sul primo palo, perché Buffon è piazzato anche bene, ma qui la precisione, che poi calcia anche forte, anche se è con l'interno piede, non la prendi mai. Perfetta scelta di tempo, era proprio a filo la prima posizione sul primo tocco verticale di Pato, era proprio sul filo del fuorigioco, mentre sul secondo tocco, quello per Ronaldinho, era tutto assolutamente regolare. La faccia di Zaccheroni dice tutto. Dicevo che ha dato proprio continuità a questo giocatore Leonardo. Ronaldinho l'ha rivitalizzato molto bene, assist ma anche dei gol, quindi credo che stagione positiva. La non convocazione al mondiale forse è l'unico neo per Ronaldinho. Pirlo cerca Pato, è comunque tra le riserve, Ronaldinho può ancora sperare. Chiellini in chiusura, palla che viene messa in calcio d'angolo, e adesso il Milan prova a dilagare con Chiellini, ultimo baluardo, solita bandiera al centro della difesa. Attaccano sempre questa verticalizzazione, questa profondità sempre sul centro sinistra, dove Grosso a volte non fa la diagonale, quindi Chiellini a volte si trova sempre uno contro uno in difficoltà, ma ha tenuto bene in questo caso. Palla corta subito verso Gattuso, quindi ancora Seedorf che aspetta il momento per il cross, poi alla fine serve Zambrotta. Ancora Seedorf per la terza volta in questa azione, preferisce ripartire da Pirlo. La pressione di Del Piero, prova Pirlo, pallone largo. Ci può stare lì, perché ottenta il passaggio ancora una volta largo affinché Seedorf potesse fare il cross, ma lui ha questa capacità a destra e sinistra di andare via su tra due uomini molto bene, questo collo esterno un po' troppo a uscire, ma da lì si calcia. Ecco qui che rivediamo la perfetta esecuzione sul primo palo di Ronaldinho. Thiago Silva in possesso di palla, senza fretta, proverà ovviamente in Sudafrica a conquistarsi un posto da titolare a scapito di uno fra Lucio e Juan. Il lavoro da parte di Borriello, venuto contro Zambrotta, pallone che può diventare buono per Pato. Gattuso anticipa anche Seedorf, palla per Pirlo. Pirlo, buono il suo lavoro, Pirlo destro. Entrano da tutte le parti, centralmente, sugli esterni, si sono sempre in anticipo sulla conquista della palla, anche prima Borriello su Chiellini, poi arriva ancora una volta con il tempo giusto e anche con il dribbling giusto Pirlo. Purtroppo per lui il tiro non è ancora una volta questo collo esterno a uscire. Antonini, pallone un po' pretenzioso, Ronaldinho non poteva arrivare, Zebina in anticipo. Ecco Del Piero, si sta aprendo Marchisio a sinistra, prova Del Piero e Dida con un guizzo riesce ad allungare il calcio d'angolo. Ha provato lo spunto, il lampo, il capitano. Sì, pensavo qui abbastanza solo tra le linee, si stacca molto lui, vedi, pensavo un attaccante, un proprio compagno potesse dare in questo caso il dive, vai, lui prova il tiro, anche buono, però Dida da lì insomma va tranquillamente nella deviata. Anche Chiellini e Cannavaro a saltare da dietro, palla messa fuori dall'intervento di Gattuso, sarà rimessa laterale ancora per la Juve e ancora per Candreva, non arriva nessuno. Ecco Salihamidžić che anticipa Gattuso, ancora l'appoggio verso Zebina. Dagli fastidio Ronaldinho, Candreva vuole il dive by con Salihamidžić che va al cross, colpo di testa che termina fuori di nulla. Ha provato Cannavaro, grande scelta di tempo qui. Sì, perché è rimasto lì dal calcio d'angolo precedente, poi ha trovato il tempo giusto, anche il cross era quello proprio a girare la difesa, atteso di Salihamidžić, adesso un buon cross, quindi l'impatto è giusto, non ci poteva arrivare Dida, di poco fuori. Ci ha creduto alle spalle di Favalli che avete visto, non è riuscito ad arrivare sul pallone. Ultimi 10 secondi di questo primo tempo, Seedorf dalle parti della bandierina. Ronaldinho, Pato e Borriello in area di rigore, il tocco proprio verso Seedorf. Finisce qui il primo tempo, è 2-0 Milan, Antonini, Ronaldinho e tanti applausi per Leonardo. Nel 4-4-2, se sarà 4-4-2, Cameronesi è un giocatore che potrebbe tornare in qualche modo utile, Antonio. Se torna fisicamente a posto è un giocatore determinante, ancora nonostante va bene un po' su con l'età, però è un giocatore di una classe cristallina, però deve
ritrovare, ripeto, la condizione fisica che purtroppo per vari motivi, soprattutto gli infortuni, quest'anno non ha avuto. Quest'anno ha avuto una distorsione alla caviglia destra il 12 agosto, lo scontro con Contini il 31 ottobre con il Napoli, poi è rientrato col Maccabi, ha segnato, si è rifatto male il 12 dicembre con lo stiramento alla coscia col Bari, altri problemi con l'Ajax il 25 febbraio, poi è tornato col Fulham. Insomma, una stagione continuamente a singhiozzo per Camoranesi, che tocca il suo primo pallone e vedremo se la Juve cambierà passo rispetto a un primo tempo certamente negativo, soprattutto per le disattenzioni difensive sulle quali il Milan è stato perfetto. Ha provato grosso il tocco, è arrivato Seedorf per un attimo, ecco Camoranesi, palla verso Candreva che prova una brutta conclusione. C'era anche la possibilità di servire Marchisi a sinistra, infatti la chiamata è tornato Leonardo, eccolo qua, Ronaldinho e Borriello in area di rigore assieme a Seedorf. Parte Pato col destro con siluro. I pugni Manning, un siluro centrale ma un siluro. Gattuso ha toccato verso Antonini, ancora Gattuso dopo lo scambio con Favalli che prova ad andare verticalmente, c'è una prima deviazione, la seconda da parte di Zebina è quella decisiva ma non è finita ancora. Buono lo spunto di Antonini, quindi palla verso Pirlo, Gattuso al suo fianco, ancora Pirlo, evita l'intervento di Candreva, si appoggia su Favalli, ancora tanto possesso di palla di qualità del Milan con Ronaldinho, prova Ronaldinho in due su di lui, palla su Borriello da centro Boa, cerca Seedorf, non lo trova, ancora Borriello, riprende il pallone in mezzo al traffico, un look pazzesco di Ronaldinho per Borriello che non trova l'attimo per la battuta, ma dove l'ha fatta passare io non lo so. Questa è una partita del pensiero del giovedì dove tutti cercano il colpo, il numero, ma la fa veramente bene. Qui tanto il siluro, ripeto, di Pato non può bloccare in questo caso Manning. Il giocatore del Milan ferma a terra, dovrebbe trattarsi di Borriello. Ed esce Favalli, guarda come vanno tutti ad abbracciarlo. E Antonini chiede proprio l'applauso a un giocatore veramente di bravo tecnicamente, tatticamente e come momento, momento doppiamente importante, il ritorno di Nesta e l'applauso però per Favalli per quella che può essere la sua ultima partita. Alessandro Alciato, Alessandro. È proprio da intendere così, Pierluigi, il grande applauso di tutto il pubblico per Favalli e l'applauso soprattutto dei compagni e quello di Leonardo, perché questa è l'ultima partita di Favalli con la maglia della Milan ed è molto significativo l'abbraccio in atto adesso fra Favalli e Leonardo. 16 presenze per lui quest'anno, che è stato chiuso per così dire da Nesta nella parte della stagione nella quale Nesta c'è stato. Lo scorso anno aveva giocato un po' di più, 24 presenze, 486 in Serie A, 80 con la maglia del Milan, il professore come l'ha sempre chiamato Adriano Galliani. Fra l'altro ha saputo reinventarsi nel ruolo di centrale di difesa, lui che nasce esterno, attenzione a Pirlo fino in fondo, palla per Borriello, Borriello chiuso, attenzione a Pato che potrebbe provare, poi invece Borriello che lotta su questo pallone, arriva Manning. Difesa ancora una volta sempre con in svantaggio a livello numerico perché Borriello ha calciato in porta ma c'era Pato da quest'altra parte solo, non aveva chiuso grosso, però da quella posizione con il sinistro era logico che Borriello cercasse il tiro, rimpallato da Chiellini, il migliore dei suoi. Tanto Martino Maestri mi segnala che anche la panchina della Juve ha dato in bocca al lupo a Nesta che torna, il saluto a Favalli, mostrazione di stile, di signorilità per due giocatori che hanno dato tanto al calcio italiano. Lippi l'ha detto con chiarezza, il pressing su Nesta è stato inutile, pur estenuante, l'avrebbe voluto nel gruppo azzurro al mondiale. Occhio all'avanzata di Pato che viene fermato da Poulsen, non è nemmeno fallo secondo l'arbitro. No, credo che abbia l'assistente abbia detto qualcosa, vedi si stanno parlando tre foroni e l'assistente, perché il fallo mi sembrava tutto che ci fosse tutto, perché come è partito Pato prima in mezzo a due con una grande rapidità con il baricentro basso, ripartito grande velocità, appunto fallo qui, c'era, quando lo rivediamo, protegge la palla, prende il piede perché forse la palla anche, vedi, ci poteva stare anche il giallo. No, forse c'era. Altro pallone verticale, Seedorf lo difende, viene chiuso però. Ci sono molti contratti in scadenza nel 2011 nel Milan, Abbiati, Gianculoschi, Calazze, Nesta, Otto, Zambrotta, Ambrosini, Pirlo, Seedorf, Ronaldinho. Dunque si preannuncia una stagione di rinnovi, di scelte importanti, insomma se rinnovare, non rinnovare, provare a vendere qualche pedina importante. È un lavoro complesso ma affascinante quello che attende i dirigenti rossoneri e del resto anche quelli della Juve con la nuova presidenza di Andrea Agnelli. Palla messa fuori dall'intervento di Thiago Silva, senza guardare Ronaldinho, palla per Seedorf, c'è sempre la voragine per Ronaldinho a sinistra, l'aveva servito Pato, disturbato da Chiellini, che riesce a rallentare l'azione del Milan, sta arrivando Zambrotta, poi Pato capisce che può andare da solo, pesca bene Zambrotta, dentro c'è ancora Borriello, occhio al cross,
alla messa fuori, diventa buona ancora per Ronaldinho, la pressione di Ponza, il piazzato, 3-0 Milan, come all'andata, doppietta per Ronaldinho. Rinvio di Zebina, sì laterale ma molto lento, quindi Ronaldinho solo può stoppare, può guardare e poi da lì quel tiro non forte ma sempre preciso, interno piede a girare sull'altro palo, Manni che non ci arriva. Adesso per prima Antonini con questi due gol, beh, bella lotta tra tutte e due, Ronaldinho. 15 gol in stagione per Ronaldinho, 12 in campionato, in questo momento il risultato è la fotocopia perfetta di quella dell'andata, l'andata segnò un difensore, Nesta e doppietta di Ronaldinho, il ritorno sempre 3-0, fin qui ovviamente, con gol di Antonini, doppietta di Ronaldinho, onestamente... tanti spazi ancora. Ecco, difesa della Juve spazi. Che fa un po' amarezza, diciamo sì, la verità, anche sulle fasce, i terzini arrivano con, vedi, guarda qui qua. Grosso non taglia, qui Zambrotta ha la possibilità di guardare, stoppare, qui poi magari centralmente non c'è nessuno, guarda che rinvio di Zebina, forse non lo marca vicino, e questo poi ci sta la qualità, la tecnica, la precisione, il talento. D'accordo che questa partita non deve aggiungere nulla, non ha le motivazioni ovviamente di un obiettivo importante da conquistare, però insomma dalla Juve, da chi veste la maglia della Juve, è lecito aspettarsi qualcosa di più fino alla fine per onorare questa maglia. 3-0 Milan con Ronaldinho che saluta il suo popolo. Quella del Piero cambia completamente lato. Candreva ancora con l'appoggio, Asare si è pescato bene, Marchisio la conclusione, Dida sicuro in due tempi può controllare. Sì, secondo tempo solo tiri da fuori, l'ho detto, a volte hanno trovato la porta come in questo caso, ma centralmente, anche con poca rincorsa qui il tiro di Marchisio, attento Dida. Nesta, palla verso Zambrotta, con l'esterno riesce a servire Borriello, si propone Zedor, dentro Borriello, numero su Chiellini, occhio a Inzaghi dentro, c'è anche Pato che si apre, tocco per lui, forse un po' lungo, Casares in pressione su Pato, palla sul destro, ancora Pato sul raddoppio di marcatura di Candreva, se lo beve, cerca Borriello, ancora la lettura di Chiellini che riesce a venire fuori, qui Chiellini aveva subito il numero di Borriello, poi molto bravo però dalla ripartenza nel pescare Del Piero, c'è Iaquinta che va dentro, anche Candreva completamente opposto, Del Piero punta Nesta, ancora Del Piero fino in fondo, Del Piero e la doppia deviazione frutta in calcio d'angolo. Si innesta la postura per farlo mandare sul sinistro, non proprio il suo piede, anche perché sa che il Del Piero può calciare anche con l'esterno, con l'interno piede destro, bravissimo Thiago Silva a proteggere il portiere. Ma l'ultimo a toccare è stato Nesta, dunque calcio d'angolo per la Juve, mentre stiamo rivedendo dall'altra parte la grande azione di Borriello, Inzaghi forse un po' lungo il pallone per Pato, che poi fa il possibile ma non basta. Chiellini, Camoranesi, Iaquinta, tutti a saltare, Chiellini prova, colpo di testa, finisce sul fondo. L'unico che non molla sempre Chiellini, anche se visto una ripartenza, ha servito benissimo Del Piero, forse è veramente l'ultimo qui tra i migliori, Iaquinta il primo tempo è calato anche lui nel secondo, ma Chiellini fino alla fine mi sembra sempre quello più positivo. Qui si stanno preparando la festa e i saluti per Leonardo, in panchina è arrivato anche Ambrosini che era indisponibile, arriveranno fra poco anche gli altri giocatori, insomma prepariamoci a qualche minuto molto toccante. Eh sì, e prepariamoci insomma anche a dare un dato così di sintesi della giornata, insomma San Siro, i tifosi e anche la squadra hanno espresso un punto di vista piuttosto chiaro, al di là ovviamente della libertà della società di fare le scelte più giuste e più utili per il futuro, come ha ricordato Galliani nel nostro prepartita, però davvero l'omaggio a Leonardo è qualcosa che resterà, è la grande compattezza dei tifosi e dei giocatori nei suoi confronti. Leonardo inizialmente insomma ha preso questa decisione ma non era fondamentalmente convinto di fare allenatore, l'ho anche dichiarato ieri. Però strada facendo, poi ha fatto delle decisioni anche coraggiose, dopo il primo tempo con la Roma ha cambiato modulo, è lì che è nato il vero Milan, ripeto, con una squadra che a volte rischiava, però ha fatto vedere anche del buon calcio. In Champions è uscita in maniera non proprio, diciamo così, un po' anche sfortunata, quindi credo che il terzo posto l'ha conquistato ampiamente, io credo che mi sembra positiva come stagione. Ultimi 5 secondi della partita perché non ci sarà recupero, arriva l'intervento di Borriello, Cannavaro finisce qui. Finisce malissimo per la Juve, finisce con un sorriso per il Milan, con la 20ª vittoria in campionato, con l'obiettivo terzo posto, con i 70 punti, con l'abbraccio di Leonardo con i suoi collaboratori, Pippo Sapienza,
l'ufficio comunicazione, ovviamente Tassotti che potrebbe raccoglierne l'eredità.